per chi insomma non mi conoscesse, ma credo insomma che ormai mi conosciate tutti, sono così martire, forse di non lo so che cosa significava. Allora, io volevo soltanto che dopo giusto due secondi per presentare la nostra dottoressa Tognolo Luana, che anche è stata carinissima, poi insomma scoprirete quanto veramente sia gentile oltre che preparata con noi. E, insomma, vi introdurrà un po' in questo, diciamo così, magico mondo dei granai che noi riusciamo a vedere soltanto dall'esterno e non avevamo insomma, mai messo piede all'interno dei granai. Per me ieri è stata veramente una grande emozione, sono sicura che lo sarà anche per voi. Ieri è passato anche il soprintendente, insomma oggi vi faccio io portavoce di quello che lui ha detto, cioè praticamente che questi appuntamenti diventeranno fissi, periodici per noi, quindi insomma si è aperta, come dicevo ieri, anche sul nostro gruppo Facebook una nuova era, finalmente insomma c'è collaborazione, insomma c'è dialogo fra noi insomma e la soprintendenza, loro che sono i tecnici, sicuramente Luana, il grande lavoro che ha fatto all'interno di Granai insieme ai suoi collaboratori. Non vi rubo altro tempo, passo la parola a Luana. Quindi
pesantemente poi colpiti dalle bombe, come vedremo, e quindi poi riempite il magazzino. Questa è appunto la sistemazione che inizia a fare Maiuri. Siamo appunto agli anni 30 e Maiuri inizia proprio a interessarsi alla sistemazione dei depositi e quindi anche a rendere fruibili i reperti. E questo lo si vede anche negli allestimenti che fa in giro per la città, come ad esempio quello di Asendino o la casa del Menandro, anche se in queste soluzioni era stato preceduto da Spinazzola, che tra il 16 e il 17 allestisce ad esempio la Pullonica di Stefanus. E Maiuri ha sempre avuto una particolare attenzione anche ai reperti, dove anche allestito il Museo di Rodi. E ai Cremani lui ordina i materiali in modo rigidamente tipologico. Questo vuol dire che lui non considera i contesti, cioè non mette ad esempio tutti insieme i materiali di Villa di Micheli o della Casa del Menandro, ma li mette proprio per forma e per tipo. Questo è ad esempio l'ordinamento di tutte le ancore, per esempio queste di produzione vesuviana, tutte le ancore orientali, vuol dire ad esempio mettere molti tutti mortali. E questi sono i piccoli ambientini, quelli connessi al tempio di Apollo. Quindi ad esempio abbiamo il contenitore di Rodigarum e anche qui tutte le ancore. In due casi però Maiuri mantiene un ordine per contesto e non tipologico, ed è che sono i materiali che provengono dagli scavi del tempio di Apollo, quindi i suoi saggi del 30, del 31, del 42, e i materiali artaci che provengono dal tempio dorico. Quindi Maiuri si riserva un ambientino, che è quello che adesso è chiuso con un cancello vicino al tempio di Apollo, e mette all'interno tutte le collezioni di compendi arcaica, i materiali appunto del tempio di Apollo e del tempio dorico, e poi i materiali degli scavi di Sogliano del 1909-1910 circa, fuori Porta Ercolana, quindi le tombe salmittiche. E questo poi vedremo che sarà un po' un problema, perché tutta questa zona è proprio colpita pesantemente. Tornati del vento è quello dei canali esterni, che con Maiuri effettivamente diventa uno spazio dove i turisti, i visitatori possono iniziare a vedere gli eventi. Lui quindi restaura gli otto pilastri da Terizio e li chiude da con cancelli e inizia proprio a porre anche contro le pareti le architravi, per il marmo e le abiezioni. I granai però vengono duramente colpiti proprio dalle bombe, dalle 150 bombe che nel 43 colpiscono Pompei. Come vediamo, la parte dentro dei granai viene letteralmente distrutta, tutto il muro perimetrale sud viene completamente abbattuto, tant'è che si vedono le case retrostanti, anche parte del muro perimetrale dei granai davanti vengono distrutte e le stanzette con materiali arcaici viene quasi completamente distrutta. Per fortuna alcune di queste terracotte erano comunque esposte all'antiquarium e quindi si sono salvate, però ad esempio la maggior parte della collezione arcaica di Pompei è tuttora distrutta ed è andata proprio persa in quel momento, se non veramente una minima parte. A questo punto Maiuri, fin già dal 46, si dedica a ricostruire questa struttura. Abbiamo proprio anche delle lettere conquiste dalla direzione generale dove chiede proprio soldi, finanziamenti per poter ricostruire i granali. E poi lui, tramite uno dei suoi costretti collaboratori, tenta proprio di documentare con grande attenzione le reperti persi. E oggi abbiamo ancora tre volumi manoscritti dove viene fatto un elenco molto preciso di tutti i reperti che erano stati distrutti dalle bombe, di quelli frammenti e di quelli che magari essendo conservati erano stati spostati. E questo è di fatto anche uno dei principali elementi che siamo partiti per il nostro lavoro. L'altro grave momento per questa collezione è il terremoto del 1980, che provoca anche in questo caso la perdita di materiali e una grande confusione all'interno del posto. Nell'80 però viene avviata una campagna di inventariazione, di catalogazione di questo materiale e abbiamo fatto numerose foto. E questo è proprio uno dei primi buoni tentativi di riordinare questo materiale. Quello che noi quindi abbiamo cercato a fare l'anno scorso era tentare veramente di organizzare e ordinare quello che c'era, perché nonostante i granati fossero, come avevamo detto, un importante magazzino della città, di fatto non esisteva nessuno archivio digitale, nessun elenco di cosa era veramente contenuto all'interno. E quindi abbiamo iniziato questo lavoro qui, come vedete, prima proprio in alcuni casi di riordino materiale e poi di controllo e di verifica. Allora, quello da cui siamo partiti è stato appunto sistemare questo materiale in crollo. Come siamo riusciti a capire? Allora, in alcuni casi si trattava di vasi che erano magari caduti dalle scaffalature, che poi vedremo, e che
realizzato questo vero e proprio testaccio. Con quindi questi tirocinanti abbiamo iniziato a fare quello che è un vero e proprio scavo dello scavo di prendere il deposito e abbiamo iniziato a, con attenzione a guardare questo materiale, tentando un po' di rispettare anche quella che era la deposizione. Alcuni dei frammenti erano ancora il numero di inventario, quindi siamo riusciti anche a costruire quando erano stati depositati, che materiale era, e di fatto c'erano proprio molti attacchi, perché erano vasi leggermente, e quindi siamo anche riusciti poi a ricostruire diversi vasi, fino proprio a rappresentare il materiale per un totale di circa 100 cassette, ma era appunto comunque materiale inestante, bollato, eccetera. L'altra fase del lavoro è stata quella di controllare il materiale incassettato, perché come vedete qui era proprio maggior dei pochi, aveva preso umidità, eccetera. Quindi abbiamo iniziato a rilavare il materiale in cassetta, a cambiare i sacchetti con attenzione, cercando di non perdere dati. Ad esempio questi erano quello che rimaneva dei materiali degli scavi di Eschbach alle terre staviane degli anni 70, proprio appunto anche qui tentato di recuperare il materiale. La maggior parte però del lavoro, la parte più lunga, è stata quella proprio di recuperare i reperti che poi vedremo sugli scaffali, perché questi erano sotto delle tettoie, come anche dei buchi, quindi avevano preso acqua per decenni e il risultato è che gran parte dei numeri di inventario se ne erano andati, erano persi. Ora, non avendo nessun registro digitale, siamo dovuti partire da quello che avevamo, scusate, che erano sostanzialmente questi registri, aggiornati più o meno agli anni 70, quindi prima abbiamo digitalizzato tutti i registri e poi abbiamo verificato scaffale per scaffale cosa c'era. Ovviamente le cose quasi mai non coincidevano, ci sono di più di meno, quindi siamo andati all'archivio fotografico, abbiamo preso tutte le schede fotografiche corrispondenti ai vari scaffali, alle forme che stavamo guardando e con queste, con la digitalizzazione di queste schede, confrontando vaso per vaso, siamo riusciti a restituire circa l'80% dei numeri di inventario che erano stati persi e in alcuni casi chiaramente anche a ricostruire la provenienza, quindi il contesto da cui venivano. In alcuni casi non è stato possibile perché trattandosi principalmente di anfore, di ceramica comune, anche di arezzicavo parlavano magari semplicemente di una caccarella, di una crocca, senza ulteriori precisazioni, quindi era impossibile ricostruire effettivamente il contesto di provenienza. Però diciamo appunto almeno a partire dalle foto siamo riusciti a restituire il vecchio numero di inventario. Tutto questo è stato digitalizzato, questa è stata la prima fase del lavoro, quella proprio di invernalizzazione. Ora almeno possiamo dire che in Granai del Foro abbiamo 9.000 reperti più i materiali intercettato. E questo è per darvi un'idea della documentazione che avevamo. Questo ad esempio è uno scaffale. E stando a questi registri che si erano conservati, avevamo ad esempio 5 forme. In realtà ne avevamo molte di più, perché tutte queste parti evidenziate in verde sono i reperti in più che abbiamo trovato rispetto a quelli che avrebbero dovuto esserci. Quindi appunto questo è il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo aggiunto questi frammenti, siamo riusciti poi a recuperare la scheda fotografica che abbiamo segnato e in alcuni casi la provenienza. Come vedete si tratta di legge prima, perché di fatto la maggior parte dei materiali che sono conservati ai granai, ai lati, appunto alcune cose di scavi dell'Ottocento, sono i grandi scavi di Maiuri, soprattutto i grandi scavi alla Reggio Prima e alla Reggio Seconda. E questo perché, come sapete, più o meno fino agli anni 20 la maggior parte dei reperti era spediti a Napoli, almeno quelli diciamo, più interessanti. Maiuri invece appunto inizia a conservare qui tutti i materiali che provengono dai suoi scavi. Purtroppo però c'è da dire che molti di questi materiali non conservano la provenienza e quello è andato perso, proprio perché comunque si trattava di ceramica da fuoco, anfore, ceramica greca, non molto considerato, quindi semplicemente depositato. Quindi dove è possibile, molto spesso proprio anche quelle foto di scavo che avevano da Tibula, eccetera, siamo riusciti a costruire appunto la provenienza, ma non sempre. E questi evidenziati in rosso erano reperti che erano presenti molto spesso ritenuti persi, in realtà non erano persi, erano che semplicemente erano spostati in altre parti del deposito, per cui poteva sembrare che non ci fossero più. In realtà proprio ricontrollando tutto quanto conservato, siamo riusciti appunto a ritrovarli e rimettere nella loro posizione originale dove era indicato nel cartaceo. Quindi diciamo, ora abbiamo per la prima volta un registro digitale di tutto quello che c'è in granai, quindi anche per il museo, ma anche per le ricerche degli studiosi, degli appassionati, con grande velocità possiamo dire che cosa proviene, ad esempio, non lo so, dalla casa del Papa, dalla casa del Nato, senza appunto prima dover consultare, fare tutte le ricerche cartacee. Questa
come vi dicevo, era la prima parte, quindi quella di diciamo, un po' più di perché è stata più difficile di ricostruzione di tutto il materiale. E poi abbiamo avviato anche una vera e propria catalogazione, uno studio più scientifico di questo materiale. Allora, abbiamo iniziato quindi la catalogazione informatizzata. La nostra idea era quella di catalogarli con le norme di standard di CCP. Il CCP però utilizza in realtà un sistema online che noi non potevamo utilizzare, che non avevamo la connessione internet, eccetera, e quindi abbiamo realizzato un database che aveva gli stessi campi del CCP, che era anche arricchito di altri campi più propriamente scientifici, al fine di accompagnare il nuovo inventario a una vera e propria scheda scientifica per ogni pezzo. Quindi ad esempio in questa scheda veniva indicato il confronto, il tipo, la pronuncia esatta, le misure, il peso, veniva descritta, il frammento in sé, veniva descritta la regolazione, si indicava se in caso era già stato pubblicato. E perché anche se magari ci può sembrare strano pensando a tutti questi pezzi di grande cuore come sono esposti, in realtà non sono mai stati veramente studiati. Soprattutto la collezione di Anzio di ceramica comune è in gran parte inedita. Se non consideriamo due articoli usciti negli anni 90, che però erano già ridotti, pensiamo che appunto questi 9.000 reperti erano pubblicati circa una ventina di disegni, quindi veramente una cosa sintetica. E quindi abbiamo avviato anche lo studio di questi reperti, e poi appunto la si è organizzata dal comune, poi passeremo anche alle altre. Un altro gruppo di ragazzi invece si è dedicato sistematicamente al disegno. E al momento il nostro archivio è di circa 500, quasi 600 disegni, che sono poi tutti stati anche lucidati utilizzando AutoCAD, Illustrator, quindi sistemi informatici, e poi anche poi una documentazione fotografica, con metrio, insomma tutto a colori, dei principali reperti. Questi sono i principali diciamo, contesti identificati, la Villa dei Misteri, quindi scavi di Maiuri del 29 del 30, anche in questo caso una parte delle reperti si è persa per i bombardamenti, una parte si riteneva dispersa e invece in realtà diciamo, dispersa però all'interno dei depositi. Quindi appunto tutti i grandi scavi della Regina, l'Officina del Gallo, poi la casa della Venere di Montini, la casa della Nuova Europa, alcune cose di scavi progettisti anche la casa di Cianconera, le lastre, le famose lastre che raccolta dal Museo d'Oro, poi l'ufficio, la casa del Corteto, la casa delle reperti, insomma diciamo, quelli che sono poi i principali più complessi che vediamo. Ma che cosa di fatto ci può dire questa collezione di reperti? Allora, noi abbiamo avviato uno studio che è diciamo, sostanzialmente centrato su due principali tematiche, che è quello un po' della circolazione, per capire quindi anche il ruolo di Pompeia all'interno dell'ambito mediterraneo, e poi anche il consumo, e quello che è l'aiuto di una famiglia romana. Perché allora, i granelli del volo di fatto conservano, come abbiamo detto, i materiali degli scavi di Maiuri e quindi sostanzialmente, possiamo dire tra virgolette, servi dei livelli del 79. Quindi di fatto i granelli del volo ci danno una grandissima fotografia, proprio una ferma immagine di quelli che erano i consumi, i Pompei, proprio negli ultimi anni di vita della città. Abbiamo infatti una ridotta quantità di reperti che provengono da scavi in profondità, come poi vedremo ci sono anche qualche materiale più antico di secondo secolo avanti, eccetera, ma il 99% di questa collezione ci dice com'era Pompei, cosa si mangiava, cosa si commercializzava nel 79 dopo Cristo. E quindi c'è proprio un'occasione di unità per capire appunto consumi, modalità alimentari e commerci di una città. Allora, quindi noi abbiamo tentato di capire che cosa veniva consumato, che tipo di pentole, cioè come avveniva la cottura e poi quali forme erano utilizzate. Allora, fare un discorso di questo tipo, se pensiamo che non abbiamo contesti, può essere pericoloso, perché ci troviamo di fronte magari a 100 pentole, a 100 tegami, però non sappiamo da dove vengono, quindi non sappiamo quale forma è stata utilizzata. Quindi diciamo questi dati che oggi vedremo vengono fatti dall'analisi di alcuni contesti, per cui si può effettivamente fare un discorso di relazione tra le forme, di composizione, della cucina, eccetera. E una delle forme più interessanti che abbiamo trovato veramente in tantissimi esemplari sono i tegami. Vedremo che i tegami, le pentole che vedremo dopo, e i mortai sono proprio delle importantissime marche di romanità. Cioè dove anche nel Tirreno, anche in Valle, troviamo come Pompei questi tegami, le pentole e i mortai, vuol dire che si mangia in modo romano. Non magari non necessariamente se fossero romani, ma che la cultura alimentare, la dieta era romana, perché sono proprio anche ad esempio in
fondaglia, quando il mortaio, in forma che non esiste la tradizione celtica, ma che vediamo proprio quando arrivano i romani, perché si adotta il sistema alimentare romano. E questo legame è proprio la forma tipica del primo avanti e primo dopo. Il legame che era definito nelle fonti patina, patella, patena, e che era utilizzato per friggere, anche se in realtà non dobbiamo pensare a una cultura simile a quella a cui siamo abituati, perché l'utilizzo del legame nelle fonti antiche era sempre connesso alla pentola, quindi alla pollitura, e di fatto quello poi che risultava erano dei piatti, diciamo, che erano più lessi che veramente fritti. E oltre che l'olio si utilizzava proprio anche il garum, che era molto più denso di quello che pensiamo e che quindi diventava come l'olio un importante elemento proprio per la frittura. Abbiamo poi moltissimi coperchi, che sono definiti piatti coperchio, perché gli studiosi a lungo tempo non hanno capito se interpretarli come coppe o come coperchi, perché sembravano, visto che è un piccolissimo piede che sembra proprio un abate, si potessero anche utilizzare nell'altro senso. Oggi gli studiosi però tendono a ritenere più che si tratti di coperchi, considerando anche le tracce di residui che ci sono all'interno. E poi abbiamo questi prodotti che sono una cosa abbastanza incredibile con te, che hanno una storia particolare. Perché quando Lecce per primo li identificò all'inizio del Novecento, li definì pompeiani scherotemplate, piatti rossi pompeiani, anche se non li aveva trovati a Pompei, ma in Germania, perché questo rivestimento interno era rosso come il rosso delle culture pompeiane. E poi in realtà si è visto che Pompei era un importante centro di produzione di questi particolari legami. E sono spesso definite le fonti cumane teste, cioè che piatti di cuma, e tra l'altro il cuma è stato anche trovato la produzione a Pompei. Questa patina rossa, che era fatto uno strato d'argilla, aveva di fatto una funzione aderente, come quella proprio delle nostre padelle, così come anche questi ceppi concentrici incisi hanno in questo caso una funzione tecnologica, non decorativa, che è quella di impedire che la carne o insomma, quello che veniva cucinato si attaccasse al fondo. E molti, tra l'altro, degli esemplari dei granari erano dati interessanti, perché sono molto spesso graffiti, come in questo caso sul fondo. Poi lo vedremo alcuni sopra. Il significato di questi graffiti non è chiaro, diciamo che ci sono due le principali interpretazioni. Alcuni ritengono che questo graffito si riferisse alle dimensioni, altri invece ritengono che potesse collegarsi alle modalità di cottura, perché molto spesso i forni, le grandi cucine, erano condivise tra più artigiani, quindi l'artigiano bollava i graffiti sotto lotto di materiale per distinguerlo da quello di altri artigiani. E qui alcuni hanno pensato che questi, visto che in alcuni casi c'è anche un nome, mai, potessero essere collegati proprio alle modalità produttive. Questo in realtà non è chiaro, ma abbiamo avviato proprio un progetto di recupero di questi materiali che sono i musei di Napoli, perché ce ne sono appunto vari, per tentare di capire su un campione più ampio, quindi tutti questi materiali graffiti, se effettivamente c'è una costante con le dimensioni, qui invece la spiegazione era ricercata in un'altra direzione. E questi sono appunto poi vari esemplari dei depositi. Sono dimensioni molto varie, vanno dai 10 cm fino ai 50, e potevano essere realizzati sia al dome, quelli più grandi che c'erano realizzati in matrice. Questa è l'altra forma che dicevo tipica da fuoco della umanità, tanto veramente molto importante, diffuso in tutto il terreno, ed è la pentola cosiddetta color di offesa. Ed è stato interessante perché alcuni esemplari dei granai conservavano ancora al loro interno i resti del cibo carbonizzato. In genere questi resti erano portati ai laboratori di ricerche applicate, in certi casi invece erano stati semplicemente dimenticati, quindi poi noi li abbiamo riportati in tutto il laboratorio, ma avevano all'interno resti di lenticchie, di cipolle, di legumi vari. Quindi fatto questo trovo proprio testimonianza poi anche nelle ricette di cui ci parla Piccio, che ci dice che questo tipo di forma è utilizzato per bollire le polpette, i pesci, le erbe, i tortini e anche per un uso più pratico per gli infusi e i medicamenti. L'altra importante forma per la cottura, forma più antica, sono le ruote. Queste sono le ruote reali che vengono in realtà dalle necropoli di Portanocera e abbiamo trovato loro interno molto di le ossa. Oggi ad esempio quelle di invece della necropoli di Portanola sono in corso di studio da parte tra l'altro della British School, che stanno appunto studiando tutte le ossa che erano loro interno. E le ruote sono appunto una forma di lunga tradizione sempre romana che erano utilizzate, come ci dicono le fonti, per bollire la pulse, che è questa, diciamo,
specie di focaccia, che è uno degli alimenti proprio base della cucina romana, legumi e carne. Un altro elemento interessante sono poi strumenti utilizzati per la cultura. Al di là dei tre piedi che si vedono comunemente, abbiamo i fornelli di ferro, questo come vedete anche là, è stato anche recentemente restaurato, come con tutti i lapini e i supporti per cuocere le pentole, perché poi molto spesso si vedete le pentole hanno un fondo arrotondato, questo perché non stavano direttamente tra le braccia sul fuoco, ma erano sovrette dai pericoli, oppure appunto perché erano su queste specie di salsi. E poi un altro reperto molto interessante, ne abbiamo ancora pochissimi a Pompei, ne abbiamo mi pare 3 più 2 a Napoli, sono questi tibani. E sono appunto questa struttura molto particolare, un po' particolare, che viene ritenuta in genere una forma utilizzata dalle società agricole, diciamo noi hanno tutto, utilizzata soprattutto per cuocere delle farine, delle focacce, dei pani come questo. Quindi l'impasto veniva messo sotto questa campana e poi c'erano questi listelli che servivano per trattenere le braci, come in questo caso, quindi veniva la cottura. In genere la presenza di queste forme è stata correlata agli strati bassi della popolazione, proprio per una società urbanizzata, proprio perché si tratta di veri e propri fornelli portatili che potevano essere utilizzati ovunque. E si tratta poi di forme che hanno una lunghissima continuità, perché si trovano veramente dalla epoca romana, dal VII all'VIII secolo fino a proprio al tardo antico. E sono appunto spesso stati interpretati come un indice dello sviluppo, della ricchezza della società. Però il fatto diciamo, che si trovi anche a Pompei, quindi non in ambito agricolo, ma in fatto in ambito urbano, ci può appunto dare qualche indicazione anche su come va la popolazione, soprattutto quelli probabilmente meno ricchi, che non potevano permettersi una cucina, anche se probabilmente a Pompei ce ne sono pochi, perché chiaramente si poteva uscire a mangiare il termopole, il caffone, a prezzi appunto lì, nell'ambito del essere urbano. L'altro elemento importante per limitarci il modo di mangiare romano sono i mortai. Ai granai vedremo che non ci sono solo mortai di terracotta, ma c'è una grande quantità di mortai di marmo e di calcare. Per quelli di terracotta una cosa molto interessante è che quasi tutte queste produzioni vengono dal Lazio. Ad esempio il mortaio di terracotta che è esposto nella palestra, proveniente da Moregine, che è anche bollato, anche quello è proprio un esemplare laziale. E sappiamo che è laziale non solo per il bollo, appunto che ci dicono che l'aveva fatto, ma anche proprio osservando l'argilla, che ha appunto i pezzi di roccia tipici poi diciamo dell'area laziale. Il mortaio veniva chiaramente utilizzato per grattugiare, perché questo diciamo al fondo non ben conservato, ma in genere ha tutta una serie di granelli, come delle vere e proprie grattugie, che permettevano di fatto di lavorare meglio il cibo. Quindi si riesce a preparare appunto la pulse, le polpette, le pane salse, grodi, insomma, che proprio l'utilizza per tutto, per mischiare e assemblare proprio qualsiasi alimento. E poi abbiamo anche numerosi recipienti per la conservazione degli alimenti. Questi appunto sono i vari semi, fave, lenticchie, eccetera, che sono stati venduti ai vari degli scavi. Allora, una forma che come vedete nei granai è molto comune, questo uccio, che viene definito scenema 1 da un istituto che hanno classificato nell'Ottocento, e la cosa interessante è che era un po' più corrispondente di questa forma negli affreschi dei preti di Giulia Felice. Proprio che questo mi fa la suggestione come era normalmente utilizzato all'interno della cucina. In questo affresco vediamo che era chiusa di coperchi e che di fatto aveva all'interno frutta, verdura, e di fatto gli esemplari che noi abbiamo, abbiamo sempre il laboratorio di capitale, hanno una foto al loro interno, messi di frutta, di noci, di lenticchie, proprio come testimoniato anche da Giulia Felice. E vedrete poi i granai che hanno proprio un centinaio, sono tutti molto costanti perché poi è una produzione molto standardizzata. Una forma invece molto particolare, perché proprio tipica di Pompei, ed è una cosa che non si trova da nessun'altra parte, sono queste ampollette che sono venute in scena in 6, utilizzate per la commercializzazione e la distribuzione delle salse di pesce su scala locale. Quindi li troviamo a Pompei, li troviamo a Castellammare, li troviamo a Bosco Reale, a Torre Annunziata, e li troviamo in due casi anche al di fuori dell'area vesuviana, a Roma, nella Domus Siberiana, e poi a Foss, quindi siamo più o meno nell'area di Marsiglia e in Merito. In questo caso, esempio per Merito, non sappiamo se erano lì perché erano effettivamente commercializzati, più probabilmente perché facevano parte della dotazione di bordo.
Ma quello che li rende molto interessanti è che molto spesso sono iscritti, anche se tranne i due esemplari di iscritti non c'è tanto sono Napoli, ma soprattutto perché si legano saldamente alla storia di una delle più importanti famiglie di Pompei, di cui abbiamo la casa, che è quella di Umbrici. Casa di Umbrici Ostallo è quella diciamo vicino a Porta Marina, che poi si apre proprio verso gli scavi. E una cosa interessante, il Pompeo Scavo fa una vera e propria sorta di marketing anche Instagram a casa sua. Aveva proprio sviluppato un certo sistema pubblicitario perché lui nell'atrio della sua casa, quindi visibile per chi ha fatto camminare o passava per la via, pone quattro mosaici che riproducono proprio questi contenitori, sono questi, ai quattro lati, con l'indicazione di quello proprio che veniva prodotto. In modo quindi che chi ha fatto passare per la casa si ricordava se lui era uno dei più importanti Roberto. Quindi appunto questa è la casa con la luce e questi sono appunto due di questi mosaici. Quindi vediamo proprio la forma viene riprodotta fedelmente e poi vengono riprodotte anche queste iscrizioni che ci dicono che il mosaico di fatto produceva diversi tipi di sacchi di pesce, produceva sia quelle diciamo più più raffinate, i liquami in floss, cioè floss il fiore del liquame delle case del pesce, quindi diciamo quelle più delicate, più ricercate. Poi ci dice che produceva anche le salse di pesce con lo sgombro, ma poi produceva anche l'alle, perché era salsa di pesce di qualità più bassa, quella diciamo più comune e anche di fatto a basso costo. Ma poi gli esempi, per gli esemplari ci dicono come era organizzata la produzione, perché abbiamo tutta una serie di tulipicchi che ci danno i nomi dei liberti che lavoravano per i medici e che da qualche parte a Pompei, che non sappiamo perché le cucine non sono state individuate, producevano questi diversi tipi di salse di pesce. Poi abbiamo, erano comunque contenitori molto piccoli, avevano una capacità che era circa 1 o 2 litri, comunque un prodotto almeno per quelli più piccoli, per questi di un certo pregio. Poi abbiamo forme per il consumo e la conservazione degli alimenti e per portare l'acqua e il vino sul tavolo, quindi quelle che nelle fonti latine sono chiamate la sederna e la morena, e sono appunto diversi tipi di blocche, come le crema, a volte decorate, a volte no. E poi questa crociera che avete sono i grandi avanti. Abbiamo una grandissima collezione di ancore che ci permettono di capire effettivamente il ruolo che aveva un po' Pompei nel commercio mediterraneo e poi quali erano anche le principali aree di approvvigionamento di olio, di vino, di salse di pesce in Pompei. Poi abbiamo delle aree in particolare, quindi qui abbiamo tutta una serie di pesi, poi vedremo graffiti ancora con i manici, poi cattivola varia e poi qui abbiamo parte di queste ancore. Quindi ancore tra l'altro sono molto varie perché alcune hanno il puntale e altre invece hanno il fondo piatto. E queste già ci dicono che a Pompei c'erano due tipi diversi di commercio, il commercio marino, quello diciamo delle grandi navi minerarie, e il commercio sul scalo fluviale utilizzato il sarno. Ora, Pompei era, ce lo dice anche Strabone, era un porto importante per Nocera, Cerro, eccetera, ma Pompei poteva avvantaggiarsi, per così dire, della vicinanza di Puteoli, perché Puteoli nel 198 diventa il porto più importante, cioè 198 diventa il porto più importante del Mediterraneo occidentale, per i rapporti con l'Oriente soprattutto, ma poi con il Mediterraneo. Quindi viene anche, infatti era definita da Eusinino, il bello appunto dopo l'attacco di Mitridate ai vari mercatori italici, diciamo c'è il suo ruolo appunto di scambio commerciale e Puteoli appunto diventa questo posto più importante. E Pompei grazie quindi sia al commercio fluviale poi anche al cabotaggio, quindi a piccoli tratti di commercio marittimo, ha questo rapporto strettissimo con Puteoli che si occupa di fatto della ridistribuzione su scala internazionale delle ancore di navi prodotte a Pompei. Infatti poi vedremo che le ancore prodotte a Pompei circolano in tutto il Mediterraneo, ne troviamo tantissime nel Mediterraneo occidentale, in misura minore anche nel Mediterraneo orientale, dove comunque c'erano poi molte ghente, scampane e anche quelli di Pompei che si erano stati liberati. Allora, questo è appunto il sistema di inquinamento all'interno delle navi, perché mi è arrivato molto spesso che magari i turisti mi chiedevano perché queste acque erano questo puntale. E questo era perché questo tipo di inquinamento, utilizzando qualche paglia, sabbia, permetteva di sfruttare meglio lo spazio all'interno delle navi. E poi lo spazio tra le ancore e l'altra veniva spesso riempito da delle
le altre forme, c'era anche la malattia internet parassitaria, no, perché non era soltanto il caso principale. E in questa HIV invece vediamo quelle che erano le principali aree binarie del vino, del prigionamento binario per Pompei. Allora, Pompei allora produce un'ancora tipica che poi vedremo, che è quella che finita adesso in 2-4, quindi con la stabilità, eccetera. La produzione binaria di Pompei, però diciamo subito, non è una produzione di qualità. I grandi vini pregiati sono quelli del Palermo. Il vino di Pompei è più, diciamo, un vino da tutti i giorni, un vino che si vino quotidianamente, non è più un vino per le grandi occasioni. È una produzione, quindi quella dell'area vesuviana, più di quantità che di qualità. Ed è soprattutto il vino rosso, il Vesuvio di Roma. Queste appunto sono, come dicevo, le acque tipiche, spesso collate con i nomi delle grandi famiglie pompeiane, come i Umati, quindi i Umati della sacerdotessa Umati che costruisce l'edificio nel foro. E questa è, diciamo, una grandissima diffusione in Spagna, in Gallia e in una parte di Oriente. Ma poi l'altra grande area di approvvigionamento di vino per Pompei è l'Oriente, con appunto varie acque rotte, con le acque cretesi. Queste sono appunto alcune delle acque che voi vedremo tra noi. Sono molto importanti perché quasi tutte queste acque hanno i liquidi tipici, cioè le descrizioni che ci dicevano il tipo di vino contenuto e a volte anche i nomi mercanti. Solo che purtroppo a causa delle condizioni di conservazione molti di questi titoli sono vani e non erano più leggibili, li abbiamo persi, ma per fortuna abbiamo quella documentazione di vari studiosi. E questa grande presenta gli ampretesi un po' da collegare a diversi fattori. Da un lato ha un fattore proprio di rotte, perché intorno al 79 si sviluppa molto la rotta che da Creta andava lungo le coste egiziane, lungo le coste cartaginesi, poi dritta verso Roma, ma poi anche perché a Creta, dopo la fondazione, quella che era la colonia austea di Cnos, si trasferiscono lì moltissime gente scampane, moltissime gente di capo e anche probabilmente alcune gente sotto originarie della zona. E quindi ci stabilisce proprio, diciamo, questo rapporto più diretto tra Creta e Pompei. E inoltre appunto iniziano poi a mettere, per esempio, prima anche le diverse carne, eccetera. Invece per quanto riguarda l'olio, anche in questo caso Pompei era aggiornatissima, perché di fatto abbiamo tutte le principali aree binarie che si stanno sviluppando proprio negli anni di corso dell'eruzione. Quindi abbiamo le altre africane. Queste altre africane da olio, che spesso vengono definite proto-africane, perché chiamano quelle della tarda antichità, indicano in fatto un nuovo sviluppo delle attività produttive con la Cartagine, però si tratta in realtà di altre che sono assai poco conosciute, però in realtà è stata fatta una tesi di dottorato anche su questi materiali conservati ai granai e che tra l'altro i risultati saranno anche presentati in questo convegno che abbiamo organizzato a giugno. Proprio perché appunto sulla base anche di questi materiali conservati ai granai si sono scoperte delle cose molto nuove, che c'erano molti geni di produzione, che probabilmente non era solo vino come si pensava, anche un'articolazione tipologica diversa. E eccole qui, su questo appunto sono state le avanti, vedremo diversi esemplari. Poi abbiamo le produzioni di olio della Mediterranea, della Libia, quelle appunto sono prodotti di un secolo dopo, e poi abbiamo anche le importazioni della Spagna, di quelle grandi anche oleali, che sono quelle ad esempio che compongono il pistaccio a Roma, vedreste il 20. A Pompei non sono tante, perché si diffondono dalle Tancredi, ma soprattutto dagli anni delle edizioni, quindi troviamo molto spesso in alcune case, ad esempio nella bottega del Carum, o che appunto ancora molte volte in sito, ci troviamo ancora molto grandi, che appunto citano proprio il corso delle edizioni. L'altro elemento molto interessante è quello dell'approvvigionamento di sasse di pesce, perché proprio sulla base dei dati conservati dai granai del foro si sono fatte, a partire dal 2009, delle recenti scoperte che hanno proprio anche cambiato quella che è stata a lungo l'interpretazione di certi tipi di acque, da parte poi degli studi di tipo francese. Quindi allora, con voi abbiamo quelle che sono le importazioni delle più famose aree di sasse di pesce, quindi di fatto la Bettica, la Vela del Guadalquivir, con queste acque che vedremo con una bocca molto larga proprio per facilitare l'uscita del contenuto, ma poi abbiamo le cosiddette teste 21-22, questa è la famosa foto della bottega del Carum. Queste anfore, fino veramente a 5-6 anni fa, si pensava che fossero anfore per il trasporto della frutta, perché già alla fine dell'Ottocento si erano letti i titoli su queste, non su queste la bottega, ma su altre
cerata, cerina, quindi si pensava che fossero ancora che trasportavano prugne, ciliegie o mele. In realtà non è proprio così, perché allora hanno diversi titoli, anche poi con particolari strumenti tecnologici, infrarossi, eccetera, hanno visto che non c'era scritto CET, c'era scritto CET, c'era anche una tillegatura. E CET vuol dire CETUS, cioè i pezzi tranci di tondo. Queste ancore poi erano molto spesso anche numerale, e queste di fatto ci indicavano il numero di tranci di tonno che erano trasportate all'interno di queste ancore. Questo, diciamo, assume anche un particolare senso se pensiamo a tutte queste ancore che erano state rinvenute all'interno della bottega del Calum, che sono molte di più di quelle che vediamo, perché ce ne sono poche che listate sotto, quindi sono un centinaio. Sono così perché queste appunto ancore per le salse di pesce, che erano pulite con il sale, poi le pesciate in attesa che si asciugassero per essere riutilizzate. Le abbiamo studiate, tra l'altro proprio loro interno conservavano di fatto ancora le tracce del pesce che era commercializzato, c'erano ancora proprio tutte le vischiette. Poi ad esempio nei Doria, in questa struttura abbiamo aperto, c'erano tutti i pezzi di pesce, le salse. Quindi effettivamente questo confermava la lettura dei dati epigrafici che era stato fatto. L'odore? Cosa? L'odore? C'era ancora un pochino di odore l'ultima volta. Stavo anche la testa, sembrava. Allora, queste sono appunto le particolari acque con i titoli qui che vi dicevo. Quindi sono tra l'altro posizioni della Calabria. La Calabria in maniera produttiva che doveva essere stata importante, non avevamo tanta testimonianza. Studiando queste acque abbiamo visto che la maggior parte era di queste acque da pesce, tutti 21-22 che erano Pompei, veniva proprio dalla Calabria, poi le vedremo dall'area dello Stretto, dove di fatto sono state identificate anche diverse peschiere. L'altra importante area di produzione era la Sicilia, l'area di Marsala, quindi la Sicilia tutta, che produceva questo tipo particolare di acque, che vedremo proprio i granai, che mantengono la tradizione punica, ancora i punici nel nostro secolo sono acque molto simili, quindi si mantiene in realtà ancora fino all'età romana. Quindi vediamo che di fatto arrivavano tutte queste diverse salse di pesce, arrivavano nelle botteghe, svuotavano le acque e poi dopo anche le riempivano di prodotti che in realtà non erano stati fatti in Calabria o in Sicilia, ma che di fatto venivano fatti a Pompei. Un altro elemento importante è quello del commercio appunto sul Sarno. Questa è la casa della Valle del Sarno, che è vicino, diciamo, sulla Reggio Prima, vicino a Berino Cera, diciamo, che porta alla palestra. E c'è questo fresco famosissimo, che è una delle poche testimonianze iconografiche del commercio sul Sarno. Quindi abbiamo questa barchetta appunto piatto che trasporta cipolle, vale, perché comunque le fonti ci dicono che Pompei è famosa per la produzione di cipolle, trainato poi dagli asini, e poi vediamo che con i grandi contenitori le venivano confisate, eccetera. Perché noi non dobbiamo comunque mai dimenticare che Pompei era una città fluviale, c'era cioè vicino al Sarno, ce ne dicono le fonti, e poi appunto lo sappiamo poi anche delle ricerche archeologiche. Ora, la questione del porto è complessissima e non è ancora risolta. Quello che possiamo dire è che probabilmente allora, dalla parte, diciamo, verso Moregine c'era un'area lagunare, una Moregine era probabilmente una stazione fluviale, perché sono stati trovati posti di ancore per le terme di superficie, eccetera. Diciamo che forse quella era appunto la zona commerciale. E quindi Pompei utilizzava probabilmente il Sarno anche poi per collegare la città a tutte le produzioni del lago. Probabilmente anche la villa Livio Flontis funzionava un po' in questo modo, era un approdo vicino al Sarno, vale, dove venivano poi, perché anche lì ad esempio se pensate sono state trovate le ancore rovesciate, quindi probabilmente lì arrivavano i prodotti della campagna, del lago, messi nelle ancore, poi tramite il Sarno inviati a Pompei e distribuite, quindi verso Pozzuoli e verso il Mediterraneo. E se ne è fatto proprio la navigazione sul Sarno che spiega anche questa particolare forma di contenitori. Perché come vediamo, loro, le asse sono uguali a quelle delle ancore per il trasporto sulle grandi navi merati, solo che al posto del puntale avevano un fondo piatto. E questo perché il fondo piatto era maggiormente adatto a una commercializzazione sulle navi, su quelle piccole navi fluviali a fondo piatto. Quelle a puntale chiaramente sono veramente non si sarebbero mai tirati, invece queste permettono di sfruttare meglio lo spazio. Questo però non è un'invenzione di Pompei, perché questo tipo di ancora con il fondo piatto viene dalla Gallia, perché in Gallia il commercio materiale fluviale aveva un grandissimo sviluppo.
che comunque veramente in Italia la adottavano subito, qualsiasi cosa arrivasse dalle parti dell'impero, erano veramente molto ricettivi, adottano questo modello che favoriva la commercializzazione fluviale. E questo invece è il graffito che viene da una falcona della Reggio Setta, che ci testimonia un altro metodo tramite cui poteva venire fatto la ridistribuzione del vino su scala microregionale, quindi conventi, territori circostanti. E questo è appunto il cosiddetto pulleus. Si tratta di una grande otre, qui veramente potevano essere trasportati 20-30 litri di vino, impermeabilizzata, posta su un carro, e questo ce lo dice anche Vallone, da le grandi proprietà dove veniva inserito il vino all'interno, si arrivava nelle città e poi i vari cittadini, insomma, arrivavano con le anfore che avevano conservato all'interno della casa e potevano riempire quel vino trasportato in questi otteri. Quindi, diciamo, si prendevano con la 2-3 anfore che era necessario per i loro fabbisogni. Quindi, di fatto, un efficacissimo strumento di distribuzione commerciale avvenuto, che qui purtroppo non abbiamo nessuna evidenza archeologica, è fatto tramite i graffiti e qualche anche raffigurazione su. E questo infine è per annunciare di un evento organizzato dal superintendente nel mese di giugno, che sono due giorni di studio, di presentazione, su tutti i più recenti lavori che si stanno facendo sulla ceramica romana. Perché appunto molto spesso ci sono vari studenti che vengono a sapere effettivamente cosa fanno, magari non pubblicano, e quindi l'idea era quella un po' di aggiornare tutti sulle ricerche che sono in corso al compenso, quelli che sono i principali risultati, l'insulto delle anfore binarie pompeiane ritrovate su rotta orientale, sull'Est Asia. Est Asia. Sì, allora sì, insomma Est Asia ad esempio è Esido, e questo si pensa in realtà perché Esido era la sede del governatorato dell'Asia Minore e quindi poi chiaramente rifornita appunto da Pozzuoli perché era il principale porto collegato a Roma, quindi politicamente importante. Poi ne abbiamo appunto fatto una sparsa dall'Asia Minore, ne abbiamo chiaramente varie ad Atene, però sono comunque presenze veramente molto bassi, noi entro un po' a casa, torniamo molto di più in Occidente. Avevo letto di anfore binarie pompeiane trovate su una nave affondata vicino Shanghai. Sì, arrivano anche in India, in realtà questo lo so, in India arrivano sicuramente tramite i commerci che partivano dal Mar Rosso, dal porto di Nios Hormuz, anche dalle camere di India, c'è tra l'altro qualche piccola presenza di il nome dell'anfora collegata al territorio per il Garum è alla Dresde 21-22 allora facciamo un applauso a mano. Comunicazione di servizio. Per quelli che restano in sala adesso, perché ci muoveremo a coppetti di 20 per andare dal Tempio di Venere direttamente ai Granai, viene proiettato le voci di Pompei, che sono tutti quelli che hanno partecipato al grande progetto Pompei. Quindi vi invito, per quelli che non vanno adesso ai Granai, a vederlo, perché comunque è interessante. Poi mi pare che ci sia anche il Domus, giusto? La stessa proiezione di ieri. Per il resto poi il PowerPoint che vi ha fatto vedere Luana andrà sul sito della sovrintendenza, quindi non vi preoccupate per chi non è riuscito comunque a fare foto, insomma, mentre prendeva gli appunti. E poi insomma probabilmente avremo il video anche della lezione che farò girare, soprattutto per quelli che insomma non hanno potuto partecipare a queste giornate.
Ok, allora per il resto adesso vi muovete insomma a gruppi di 20, fate le prime due file praticamente di qua e seguite Maria Luisa, insomma, per tutto il resto che ci conoscete. Io resto qui insomma gli ultimi.